famosissimo programma TV format internazionale, approdato anche in Italia su Rai 1 come Affari Tuoi. Ma il dilemma amletico, deal or no deal, accordo o non accordo, tormenta anche quest'ultima fase delle trattative per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Theresa May, premier britannica, si spende per una Brexit morbida, con accordo per una transizione lunga. Domenica l'intesa sarà ratificata da un Consiglio europeo straordinario, ma rischia poi di essere bocciata dal Parlamento inglese, dove la fronda è ampia. Scontenti parte dei conservatori in maggioranza, ovviamente le opposizioni ed anche gli scozzesi, i nordirlandesi, ma senza accordo sarebbe un disastro, è il parere pressoché unanime trasversale. No deal would be an absolute disaster for No deal sarebbe un disastro totale per il nostro paese e anche per voi europei. Il pericolo è serio perché non siamo assolutamente pronti ad un salto nel buio. Non sono pronte le dogane né i controlli di frontiera, ad esempio. Posso solo dire che il Parlamento intero non permetterà che questo accada. No deal and it will not allow that to happen. There is a view amongst people and businesses. C'è un'opinione diffusa, soprattutto nel mondo economico, che no deal non potrà accadere. Ma se succedesse, la sterlina crollerebbe e la borsa di Londra pure, prima ancora di accorgersi, ad esempio, che non sapremo come garantire i voli verso il continente per via dei controlli aerei. Gli esempi sono tanti, un vero disastro. Un'uscita al buio fermerebbe i camion ai porti della Manica, i piloti inglesi dovrebbero farsi validare il brevetto, la patente europea non varrebbe più oltre Manica, gli esempi delle conseguenze negative potrebbero continuare, difficile districare 45 anni di norme comuni. Ma cosa sta cambiando già adesso nella vita delle persone, delle famiglie, soprattutto degli europei che vivono qui, tra cui 700.000 italiani? Chiara Orlandini ha lavorato 4 anni alla Bank of England, la banca centrale britannica con un ruolo di primo piano. È un momento estremamente difficile, i nostri diritti di cittadini italiani, che però risiedono in Inghilterra da molti anni, che erano sereni, supportati dalle libertà europee, adesso non lo sono più, perché l'Inghilterra, uscendo dall'Unione Europea, diventa a tutti gli effetti un paese terzo. Insomma, non sarà più gradevole come adesso. Non so se non sarà più gradevole, ma sarà certamente più difficile. E un commento del tutto personale su questo aspetto è che l'Inghilterra ha fatto la forza del modello lavorativo degli ultimi 30 anni proprio grazie a questa apertura, proprio grazie a questa attrazione dei cervelli che ha sempre fatto. I migliori trovano lavoro e vengono supportati al di là di quella che è la loro nazione, la loro religione, la loro identità. Vengono supportati per il lavoro che riescono a fare. Questo ha reso l'economia inglese aperta, libera e molto efficace. Laddove si inserisca un criterio di nazionalità, che per adesso non c'è, certamente ci sarà un grande limite a quello che è la loro capacità di gestire talenti. Avevamo incontrato Paolo Arrigo, importatore di sementi e altri prodotti italiani, subito dopo il referendum del 2016. Ora, alla vigilia dell'uscita dall'Unione Europea, chiediamo come vanno le cose. È stato duro perché il cambio è sceso di molto. Dopo il referendum abbiamo visto la sterlina è crollata, vuol dire che tutto costa di più. E se il costo dei sementi si alza, si aumenta, vuol dire anche che il costo del mangiare aumenta. E questa è una cosa ovvia. Quindi anche personalmente come famiglia siete preoccupati? Sì, noi siamo molto preoccupati. Io sono preoccupato per il mio business, per la mia comunità italiana qui in Gran Bretagna, per i miei figli, più che altro per i miei figli. Come vede il futuro di questo paese, insomma, fuori dall'Unione Europea? Quando ci siamo visti 2 anni fa, io ho detto che Brexit fallirà. Non so se succederà, ma che fallirà. Comunque io penso che fallirà, che non è una cosa negativa. Oggigiorno uscire senza un accordo, il Parlamento non lo voterebbe. Allora io penso che quello è già morto. Io penso che sarà o si lascia in modo molto soft, come si può dire, o si rimane. In effetti, paradossalmente, a quasi 2 anni e mezzo dal referendum che ha scelto Brexit e a 4 mesi dall'uscita formale del 29 marzo, data fissata ufficialmente, può ancora succedere di tutto, compreso un secondo voto popolare.
La stessa Theresa May, pur escludendo di andare in quella direzione, ha messo no Brexit tra le opzioni possibili se il suo accordo verrà bocciato alla Camera dei Comuni. If you look at the alternative to having that deal with the European Union, it will either be more uncertainty, more division, or it could risk no Brexit at all. Lo ha detto e ripetuto più volte, come qui in Parlamento, una minaccia dunque per l'ala dura del suo partito, che se boicottasse ancora la linea morbida scelta da Theresa May potrebbe vedersi sfuggire completamente l'obiettivo del referendum. Tutto ancora aperto dunque, passaggio decisivo alla Camera dei Comuni nelle prossime settimane. I britannici e soprattutto gli europei che vivono qui guardano con preoccupazione, sperando che si riesca almeno ad evitare il peggio.